E signori, continuiamo con Assassin's Creed Revelations. Abbiamo appena finito la sequenza 4 e adesso ci sarà sicuramente la lettera che Ezio scrive a Claudia. Appena 26enne è già diventato mentore a capo di un ordine scisso. Come si fa a convivere con una tale responsabilità e con un tale potere? Perché se no non era Altair. E appunto signori, salutiamo la sequenza 4. Andiamo verso la 5, però prima vorrei fare un po' di missione secondaria. Per quanto riguarda le missioni secondarie, mancano il segreto di Santa Sofia, tutte i livelli 2 delle missioni Maestro Assassino, due missioni di fazione. Si chiama e le 8 missioni di Piri Reis. Dietro suo suggerimento, penso che punteremo su Piri Reis. I corrotti che potrebbero essere in combutta coi Templari. Con un po' di fortuna, essi mi condurranno dritto alla dirigenza del loro ordine. Frattanto, la veneziana Sofia Sartor continua ad aiutarmi nella ricerca delle chiavi di Masyaf. È una donna coscienziosa, piena d'energia e di passione, e godo immensamente della sua compagnia. In che senso godi la sua compagnia? Furbetto. Chi non si accosta volontariamente alla nostra causa non dovrebbe essere costretto a lottare per essa. Sequenza 5, ragazzi. Erede dell'impero, sicuramente. Si tratterà del giovanissimo imperatore Selim, giusto? Solimano. Ok, ci sparano davanti al prossimo ricordo, ma noi ringraziamo gentilmente, ma rifiutiamo l'offerta del dottore perché poco distante c'è Piri Reis. E immagino dovremmo attraversare tutto il mercato per andare da lui. Tanto voi toglietevi dai coglioni, grazie. Sono stra ricercato, non si sa per quale motivo, anzi ne approfitto. Vi do un po' più di pepe. Aprendo questa libreria, mi manca ancora un bel po' per finire i restauri a Istanbul. Questa fa male. Questa a livello di notorietà fa male, però dovrebbe insegnarvi a portare rispetto. Abbiamo la soluzione dietro l'angolo, che è lui. Torni di Edirne. Abbiamo risolto un problema non da nulla. Che motivo c'è per tanta maleducazione? Cascata la cingomma. Scusate. Cosa credete di fare? Devi imparare le regole, stupido. Ok. Non ho dato dietro neanche i soldi per... Grazie. Allora, Piri Reis. Che poi è nome di merda, Piri Reis. Dica. Tutto qua c'è la fabbricazione delle bombe. Dica. Involucri, polvere pirica. Aspetta. Le missioni sono queste, giusto? Ok. Beh. Sorry. Peperoni. Ho lavorato a una nuova mappa per Bayezid. Ma lui è vecchio e io sono un perfezionista. Magari l'apprezzerà il suo successore. Bene. Come posso aiutarti? Le bombe a segnale fumogeno, come funzionano? Conosci? Portale allo stadio, poi vediamo. Non c'è fumo senza fuoco? Questi ordigni creano una densa nube di fumo che induce le guardie a pensare che si sia sviluppato un incendio. Le bombe però sono silenziose, così distraggono soltanto chi vede il fumo.
Astuto, proverò a impiegarle. Va bene ragazzi, richiamo fumogeno, che in realtà qui ce l'ho segnata come sesta, però vabbè. Non uccidere nessuno tranne i tuoi bersagli. Non uccidere i cittadini, quindi. Ok. Qui? Aspetta che le guardie vadano a indagare. E ci muoviamo. Immagino ci sia da andare in alto adesso. Eccoci. Sono due bersagli. Non chiamiamo gli assassini, se no fanno più danni che altro. Facciamo così. Prendiamoli. Boom. Ma non si può scappare, cazzo. Lontano da me. Io che pensavo che a quelle casse diventasse più lento. Allora andiamo di qua, che c'è strada libera, ragazzi. Vabbè, è una missione a dir poco imbarazzante. Beh, non vuol dire brutta, però di una semplicità abbastanza easy. Infatti 400 acce ce le portiamo a casa e andiamo verso il prossimo ricordo di Piri Race, che è veramente in culo. Vabbè, ci vediamo là, ragazzi. Signori miei, seconda missione per Piri Race, ci fa pure rima. Avviciniamoci al quadro e vediamo di cosa ha bisogno. Oh, e che palle. Sapevi che i primi cristiani mettevano l'est nella parte superiore delle loro mappe? Presumevano che il paradiso si trovasse in quella direzione, oltre il Katai, perché è lì che il sole compare ogni mattina. Che pratica semplicità, no? Il paradiso sulla terra, sfere di vetro nel cielo e la terra al centro dell'universo. Che quantità di baggianate. Ma tu non sei qui per filosofeggiare. Che stai guardando? Le bombe. Mi serve un mezzo di distrazione semplice ma efficace. Allora questa fa per te. Genera un forte scoppio, attirando tutti i soldati che si trovano a portata di orecchio. Divertiti. Ci divertiremo. Pirotecnica scatena almeno due scontri tra fazioni con guardie ogni volta diverse. Quindi già inizi le guardie. Wow. Poi di qua. Che devo fare qui? Lanciare là, poi. Boh. Ok. Ecco lo scontro. Perfetto. Fuggi dalla zona senza farti individuare, potrebbe anche voler dire. Quelli gialli e quelli rossi devo far scontrare, quindi una bomba qua nel mezzo sarebbe perfetta. Mi rimbombano le orecchie.
deve essere stato un qualche tipo di rotina. Ok, perfetto. A posto. Fatevi la guerra, che io vivo un culo. A posto, ragazzi. Pirotecnica portata a termine. Ci vediamo là per la terza. Ed eccoci qua, quasi quasi. Non c'ho soldi, che palle. Va bene, andiamo avanti con la terza di Piri-Race. Avviciniamoci. Dica. Dimmi delle bombe a involucro speciale. Dormiva. Ho delle sacche di resina adesiva. Mio zio Kemal aveva una passione per esse. Durante il conflitto di Bayezid con Venezia, era capitano della marina. Venezia. Gli piacevano le bombe resinose perché si appiccicavano ovunque. Allo scafo delle navi, per esempio. Ho perso molti amici in quel conflitto. Come tutti noi, Ezio. Fu quello che mi fece diventare un assassino. Odio le frontiere che i nostri governanti hanno eretto fra i popoli. Lottiamo per far cessare la lotta. Un'amara ironia. Sarà sempre un'ironia, Evet. Ma forse un giorno non sarà così amara. Maneggiale con cura. Va bene, ragazzi, invischiato con le bombe. Non farti individuare, ok, questa è molto più generica, come cosa ci sta. Tra l'altro tutti gli assassini in missione, quindi insomma, un bel cazzo un culo. Vabbè, vediamo strada facendo. Vediamo un po' che succede. Era molto vicino. Merda. Sei morto. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Vabbè, dai, che cazzata. Madò. Il problema è che ti manda a fare ste missioni dall'altra parte della mappa. È quello il problema. Però era figa. Fighissima. Anzi. Come si chiama sta bomba? È una bomba schegge. Bomba adesiva, una bomba adesiva. Minchia. Bellissima. Adoro. Tipo lo Yed di Watch Dogs. Uguale. E comunque sia, ci vediamo da Piri-Race di nuovo. Andiamo con la quarta missione per Piri-Race, che sancirà la metà esatta di tutto ciò. Mi dica, maestro, si esponga. Madonna, che è? La borraccia. Questa ha un aspetto bizzarro. Come si chiama? Bomba a cavo d'innesco. Uno dei metodi più scaltri che abbiamo per privare dei piedi gli avversari. Vedi questi filamenti sul lato? Questo ordigno non detona finché uno di questi molti cavetti non viene disturbato. Estremamente utile nei vicoli. O nella carrozza di qualcuno, magari sotto il sedile. Oh, anche. Ezio Auditore, sei davvero un subdolo animale. Dovrei starti lontano per evitare che tu ferisca la mia delicata sensibilità. Oh, credo che sopravvivrai. Ma certo. Non farti saltare le mani, hm? Tranquillo. Allora, uccidi solo il dignitario corrotto. Ok. Andiamo nel punto interessato. Quello con la bomba a cavo mentre... Ok, ok, ok. Va la destinazione. Vabbè, sono tutti tutorial. Ah, quando qualcuno la calpesta, ok. Però di non ammazza anche gli altri. Il dignitario corrotto. Va bene. Sti cazzi. Non c'era l'obiettivo non farti individuare, quindi buona. Ma non capisco perché non sia morto con la bomba.
Cioè, che cazzo gli ha fatto quella bomba? Nulla. Renditi anonimo. Beh, in realtà voi mi aveste già perso, ma vabbè. Dettagli. Dettagli, dettagli. Buona. 4 su 8. Cavo d'innesco completata. E come sempre ci vediamo laggiù, perché se no, ragazzi, il video verrebbe di 6 ore e mezzo. E capite bene che non è il caso. E questa volta sì che il mercato me lo compro. Dov'è il segnalino? È laggiù, l'ho visto. E vaffanculo. 42.000 acce buttate al cazzo, ma ok. Però intanto serve per i restauri della città, quindi non ho alternative. Via. Andiamo con la quinta di 8. Ah, bombe fumogene turche. Non sei curioso di provarle? Sicuro. Dovrei? Ho già usato delle bombe fumogene e con diversi risultati. Ma non come le nostre. Abbiamo una ricetta speciale per coltri dense e oscure. Getta una di queste e gli occhi non servono più. Devi basarti solo sull'udito e su qualunque altro senso tu abbia sviluppato. Altri sensi? Che cosa intendi? Le voci girano, Ezio. Dicono che tu sia un uomo speciale, con doni particolari. Che resti tra noi. Cortina fumogena non uccide nessuno. Ezio è veramente, penso, il personaggio più simpatico di Assassin's Creed, veramente. È una cosa pazzesca. Ma in tutti i capitoli, eh? Non solo qua. Com'è finita poi dal medico? Allora, crea una cortina fumogena al centro del posto di guardia. E va l'entrata nel cortile. Ok. C'è da rubare il tesoro? Tanto basta non uccidere nessuno. E via, giù. Non mi racconti tu. Prima che ti scoprano. Ora, prima di essere così male, via, 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 via. Fate attenzione. Non devo uccidere nessuno. Cazzo, come faccio? Come fanno loro a non sentirmi più che altro? Va bene, un metodo c'è. Questo qui. Scendi in questo istante. Perché credo di conoscere. Va bene lo stesso. Potesse vederlo. Via. Portata a termine. Cortina fumogena, perché è tutto rosso qui? Non lo so, non lo voglio sapere. E andiamo da Piri Reis per la 6 su 8. Signori, andiamo avanti alla 6 su 8 Dica, Ser Piri Reis, dica che vuole tanto sapere qual è il suo vero nome. Poi indagherò. Evidentemente mi sono sbagliato. Qua. Oh. Prova questa, Ezio. Una bomba a Tripoli. Un modo non letale per... Tripoli! Insegue. L'idea sembra interessante. Quando iniziò... Napoli, no. Mio zio Kemal, oltre 2 decenni fa, ci divertivamo un mondo con queste in molti porti malfamati. Rodi, per esempio, era facile attirare gli ospitalieri lontano dalle loro postazioni in una zona piena di triboli. E vederli danzare per le strade in armatura completa. Non c'è niente di più indecoroso. Provala, vedrai. Vabbè. Triboli, non nuotare. Oh, uno degli obiettivi secondari, penso, più stronzi che ci possano essere. Intanto andiamo qua.
Sono stato tollerante, ma la mia pazienza ha un limite, chiaro? La lanciamo qui. Volevate attirare l'attenzione? Ma eccomi! Che male che c'è! Ok. Vabbè, si può combattere. No, aspetta. Ora, fratelli! Date loro un assalto. Perché non... Signore Dio! Aspettate. Campanello. Se sì, avevano suonato il campanello, raga. E... dovevo agire prima. E ciao. Ma ora cosa? Ma ora tua madre. Ora. Prendetelo. Guardate che perizia. Non se ne trovano. Guardate che perizia. Dio scivolizia. Ma come diavolo può l'uomo fare questo? Quello è un pazzo furioso. Veloce. Sarà una sta questione. Scappando. Adesso tanto vivo un culo. Tanto basta non notare, no? Sorry. Ok, a posto. Mi tolgo il livello di sospetto e ci vediamo ancora da Piri Reis per Datura. Settima missione su 8 per Piri Reis. Sta addirittura facendo notte, pensate un po' voi. Quanto la stiamo tirando le lunghe? O Datura o Tuono. Vediamo cosa esce. Accidenti. Devo riconciliare queste antiche mappe greche con i dati dell'ammiraglio Colombo. Ma è come paragonare le mappe di cielo e terra. Che razza di caos. Ezio, confortami. Ti insegno qualcosa. Che mi dici di queste bombe velenose? Quanto sono letali? Parecchio, amico mio. Distilliamo il veleno dalla pianta di Datura, un delizioso fiorellino con un micidiale segreto. Provoca una morte lenta ma sicura. Fa attenzione per te e per gli altri. Grazie. Piri Reis, Datura. Avevo ragione. Quindi per ucciderlo... la bomba per forza. O al massimo le mani, ma secondo me mi seguono pure quelle. Intanto una bomba lì. E via. Nella zona senza parte individuare ci sono entrato. Tanto non è che fosse difficile. Sono già tutti morti. State bene? Qualcosa non va? Un altro mercenario. Porta degli strani abiti. Muori, caprone umano morto. Oh oh. Andiamo un po'. Se così funziona, evidentemente funziona. Caprone greco, cazzo c'entra la Grecia, fra. A post. Obiettivo secondario completato. Manca solo Tuono. È un po' troppo vecchio. Perché Datura l'abbiamo portata a termine. Quindi, per l'ultima volta ci vediamo dal signor Riri Pace. Perché dico ste cose? Perché? Perché? E ultima missione su 8 per Riri Pace. Andare in giro così sarà un nuovo costume. Sarà Tuono. Per forza di cose, signori. Medicinale? Non c'ho medicinali. Che palle. Vieni a me, pannello. Ho usato la mia prima bomba quando... Cazzo, quel coso lì è uguale a quello di Uncharted 3. Uguale. Quello che ci mette l'anello e gira. Chiamandomi Corsaro. I veneziani avrebbero detto pirata amoresco.
No, avrebbero detto Fjol Duncan. Fjol Duncan. Mi mancano quei giorni. Zio Khan. Panici. Il sale sulla pelle e la carezza delle onde. Presto riprenderò il mare, credo. Ma fino ad allora sono qui per i miei assassini. Eccoti la bomba. Usala con giudizio. Non uccidere nessuno sarà l'ultimo obiettivo secondario di questa missione. Di questa serie di missioni per Piri Reis. Va bene, andiamo a destinazione, vediamo cosa vogliono. Allora, mira qui. Era molto vicino. Dannazione, un cadavere. Ma che cagata era, raga? Dai, su. Ma perché? Immaginate, non ho preso il 100%. Comunque sì, l'ho preso. Vabbè ragazzi, il video è durato una vita e mezzo, ma in realtà le missioni erano abbastanza corte. Piri Reis l'abbiamo archiviato e continuiamo ragazzi verso la fine di sto gioco. Siamo più o meno a metà ragazzi, all'incirca su per giù siamo lì.